qua non ci devi venire. Bella è sta pittura. Ti sei scordato che io sono un dirigente della Democrazia Cristiana e che tu sei un latitante. Che vuoi, gente importante di là? Sta pittura è bella. Sì, è bella, Totò. Diciamoci la verità, Vito. Tu non ne capisci niente di queste cose, come non ne capisco niente io. E te lo sappiamo da dove veniamo e capiamo una cosa sola. I piccioli è come annare. So che di soldi ne stai facendo. Pochi. Di tutti i fiumi di milioni che passano dai cantieri di Palermo, a noi corleonesi ci arriva solo qualche pisciatina. Totò, per fare più piccioli, bisogna fare più piccoli. E vuol dire che noi i soldi li troviamo, non ti preoccupare. Ma senza fare minchiate però, che c'è già molta gente arrabbiata per Viale Lazio. Viale Lazio? Non so, c'è manco un neve alla Lazio. Che ci misero una bomba come da bancare Milano. Fa bene, tu non lo sai che è, ma lo so io. E lo sape pure la gente che sta in gabbia mia. Vito, tu sei un bravo cristiano, sopra di te non devi avere nessuno. Tu devi comandare. Io già comando. E allora devi comandare chi lo sai. Tu devi fare il sindaco. Lasciala stare sta gente importante. Quella oggi c'è, domani chi lo sa. Tu devi pensare ai compaesani tuoi. Vogliamo costruire pure noi. Vogliamo mangiare pure noi negli appalti. Che fa? Non si può. Che è peccato, eh. Trova i soldi, Totò. E poi ne parliamo. I soldi li trovo, non ti preoccupare. Vedete, io sento che il clima in questa città sta cambiando. E sta cambiando in meglio. Io vi ringrazio a tutti. Sono onoratissimo di essere diventato sindaco di questa meravigliosa città. Ma soprattutto, Dio vi benedica a tutti quanti. Centimino, non devo rimanere in servizio a caldo, Centimino. Da dire, abbiamo parlato a lui. Come pensa di combattere la mafia? Giusto a quest'ora ci dovevamo vedere. A quest'ora in giro ci sono solo i buoni cristiani. Io tutte le mattine parlo col Signore e Lui mi assolve da tutti i miei peccati. Ma il peccato più grande resti sempre tu. Senti un po', Vito, ma che combini? Eri sindaco e già non lo sei più. Pensa a quello che combini tu, io ci so stare al posto mio. Mi pare che tu non ci sia stare più. È che il posto mio lo sto cercando. Volevi soldi? I soldi ora ci sono. Ora tu ci apri qualche porta e magari qualche portone. E siamo tutti contenti, no? Sei contento solo tu, Totò. Io non ho visto contento a nessuno. Guarda che Scaglione sa tutto. Minchia, sa tutto. E allora? Se uno sa, dimentica. E se poi proprio non vuole dimenticare, c'è sempre il modo per non fargli ricordare più niente. Totò, Scaglione è procuratore della Repubblica. Che me ne fotte a me della Repubblica? C'è qualcuno in Italia che gliene fotte? A te te ne fotte, Vito? Che diventaste repubblicano?